Amici sportivi appassionati di basket, buonasera, ben trovati, benvenuti alla nona puntata di Cisilver Sicilia Live, puntualissimi come ogni lunedì, sempre qui sulla pagina ufficiale del Comitato Regionale FIP Sicilia per parlare del campionato di Serie C Silver Siciliano che ha girato il percorso a metà, quindi il giro di boa c'è stato a tutti gli effetti e adesso è partita il legione di ritorno e quindi sarà una corsa verso i playoff, verso la fase finale di questo campionato che davvero sta rispettando le attese. Questa sera tanti ospiti come sempre, tante immagini, soprattutto vedremo il meglio della giornata non solo di Serie C, ma vedremo anche i risultati degli altri campionati che coinvolgono chiaramente il nostro basket, perché questo è il programma che racconta il nostro basket. Allora vi presento subito gli ospiti di questa sera, partendo dal general manager della Fortitudo Messina, Giuseppe Merrino. Direttore, buonasera. Buonasera, Lorenzo. Buonasera a tutti. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. È con noi anche il capitano del CUS Catania, Eugenio Cuccia. Ciao, Eugenio. Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli spettatori. Grazie a te per aver accettato. È con noi l'ala della Jazz Mary Messina Cocuzza, Sarunas Kulevicius. Welcome, Sarunas. Hello. Hello, thanks for being here tonight. Insomma, parleremo con te in inglese, ma lo faremo capire tutti quanti con la traduzione. E in questo senso, è un piacere tornare a avere questa sera, ormai ospite fisso, chiaramente di C-Silver Sicilia Live, il mio amico e collega Roberto Quartarone di Basket Catanese. Ciao, Rabì. Buonasera a tutti, anche se con cuore pesante stasera sono con voi e vi do una mano. Assolutamente sì, perché è stata una settimana molto difficile per il nostro basket. Abbiamo perso due cuori, due appassionati. Non so bene, Robby, come poter descrivere Peppe Foti, che abbiamo dovuto salutare qualche giorno fa, e giusto ieri Enrico Murabito, che davvero vorrei dicessi qualcosa tu, visto che conoscevi Enrico molto bene, anche qualcosa chiaramente su Coach Foti, insomma, non solo allenatore, lo sappiamo tutti, è stato anche osservato un minuto di silenzio nel weekend. Sì, diciamo sono due personaggi all'opposto un pochino, perché Peppe Foti rappresenta un po' quell'esperienza, era un allenatore di lunghissimo corso, ha vinto tanto in campo, soprattutto da Cireale, è stato assistente allenatore di Lega 2 con l'Orlandina Basket, era attualmente un procuratore tra i più stimati e magari anche Saruna se ne avrà sentito parlare perché aveva un collegamento molto importante col Baltico negli ultimi anni, precedenza anche con l'America. È scomparso purtroppo per diciamo, i postumi, un'operazione avuto all'aorta. È stato un evento tragico perché aveva 54 anni, quindi giovanissimo, e lascia una bellissima famiglia che è ancora nel basket e che darà tanto. Anzi, vi anticipo che venerdì sera ci sarà una trasmissione in diretta che è stata promossa da Gianni Mafrici di Reggio Canestro, cui collaborerò anch'io e probabilmente collaborerà anche Emanuele Francio di Sicilia Basket e cercheremo di rendere merito a un allenatore che ha dato tanto a questa terra e che tanto ancora avrebbe potuto dare e ci mancherà tantissimo. Poi Enrico Murabito, Enrico aveva appena 16 anni, ha avuto un incidente stradale ieri notte e vi dico che averlo saputo a mezzanotte ieri sera è stato un colpo al cuore anche perché Enrico, diciamo, era un mio vero amico, usciamo insieme, qua lo vediamo appunto come arbitro. La prima foto accanto al bambino e Kinder, quella fu la fotografia che lo rese un pochino famoso, però in realtà lui era un ragazzo fantastico perché giocava bene, giocava a Gravina nell'under 16, nell'under 18 e quest'anno sarebbe stato anche in promozione, avrebbe dovuto esordire in Serie D ma non ci è riuscito per un cavillo e ha fatto soltanto l'esordio in Serie C femminile come arbitro. Enrico, appunto, ha avuto un incidente questa notte, ci ha lasciato veramente col cuore a pezzi. Domani mattina ci sarà il funerale in un oratorio all'aperto a San Piero Credenza, vicino Catania, appunto perché così un po' più gente potrà esserci perché, appunto, essendo all'aperto è meno ristretto per il Covid. Enrico sicuramente sarebbe arrivato ad alto livello come arbitro perché il piglio che aveva, la competenza lo avrebbe portato lì dove doveva stare. Veramente un
una tragedia è stata. E in queste foto potete vedere anche tanti dei suoi amici, che moltissimi erano del GAP, Merienzi Padanè, Paolo Pane Bianco, Federico Catalano sono tra i suoi migliori amici, ci saranno, si vedranno Andrea Castorina, Fabio Fichera, che sono gli istruttori che lo hanno un po' cresciuto. Era arbitro da appena 4 anni, ma sicuramente avrebbe fatto tantissima carriera. Scusa se mi sono dilungato tanto, però no assolutamente, un peso, vi dico, per entrambi, davvero. No, immagino, insomma, potremmo dire tantissime cose, ma tutte avrebbero una meno senso dell'altra, perché quando succedono queste cose inaspettate, poi tra l'altro parlando di Enrico, veramente un ragazzo, cioè un ragazzino. La cosa che ragionavo, su cui ragionavo oggi, era tante persone dicono: ah, i ragazzi di oggi sono poco appassionati, si interessano poco alle cose, non vengono in palestra. Io non posso numerare il numero di partite che siamo andati a vedere insieme con Enrico, per dire quante ne ha arbitrate, che sono andato a vedere io le sue partite che arbitrava, anche quanto ne ha giocate. Era anche bravo veramente a giocare, era l'anno scorso per esempio ha fatto una partita in cui ha fatto anche 30 punti, è stato decisivo, cioè era bravo in tante cose, è una persona appassionata, impegnata, e niente, mi mancheranno sia Enrico che Peppe Foti, davvero tantissimo. E insomma, questo è quello che possiamo sicuramente dire. Ci tenevo, Robby, queste sono immagini che, diciamo, mi hai fornito tu e che hai, diciamo, mi hai girato per parlarne. Sì, ringrazio Luca Moschitto e il GAP Catania per questo. Luca Moschitto e il GAP Catania me ne hanno passate alcune che le ho montate con altre. Scusate. Ci troviamo tutti quanti ad aprire oggi così, perché idealmente, insomma, chiaramente volevamo in qualche modo rendere omaggio, è stato fatto nel weekend proprio con Peppe Foti, parimenti una scomparsa assolutamente inaspettata, perché l'età qui non c'entra niente. E insomma, sarà complicato per tutti quelli che lo conoscevano, che li conoscevano, proseguire, però insomma noi volevamo ricordarli così. Tanti messaggi in questo senso, quindi Massimo, poi Roberto che scrive questo messaggio, anche Flavio che insomma si unisce al cordoglio, ci uniamo tutti quanti. Ora io non so, sicuramente anche chi è ospite questa sera con noi vorrà stringersi al ricordo di questi due appassionati di basket, perché poi quello ci unisce tutti quanti, quindi siamo tutti un po' più soli, tra virgolette, oggi rispetto a chiaramente alla nostra passione, perché vengono a mancare due persone che vivevano appunto il basket in questa maniera qui. Sempre Roberto, Peppe Foti con noi di capo per sempre, insomma, anche Lorenzo, anche permettimi, se posso, un personalissimo ricordo di Peppe Foti, che è stato in assoluto il primo procuratore con cui ho parlato da dirigente. Lui era procuratore di due ragazzi americani, all'epoca io ero dirigente della basket school, e devo dire che il suo supporto, sia dal punto di vista tecnico per quanto riguarda il basket, sia proprio per la conoscenza delle cose, è stato qualcosa che poi per me è diventato uno standard elevatissimo, rispetto al quale poi confrontarsi magari con altri non è sempre così semplice come era semplice e appagante confrontarsi con Peppe Foti. Quindi un ricordo commosso, davvero, tante condoglianze alla famiglia e ovviamente tante condoglianze anche alla famiglia Morabito, un'altra decisione. Chiaramente Lorenzo, io mi permetto... A nome di tutto il basket catanese, con Roberto sicuramente, perché poi sono anime del basket siciliano, ma in particolare del basket catanese. Eravamo tutti quanti legatissimi alla figura di Peppe Foti, perché è stato un faro per moltissimi motivi, non solo per il suo essere un grande conoscitore della pallacanestro a 360 gradi. Persone competenti come Peppe Foti nell'ambito della pallacanestro io ne ho incontrate davvero poche, e a lui va il mio ricordo più, diciamo, più sincero, e ovviamente le condoglianze a tutta la famiglia, in particolare ai figli che fanno parte di questa famiglia del basket siciliano e catanese. E poi una parola per Enrico, che è stato davvero ieri un fulmine a ciel sereno, perché Enrico, io lo ricordo, noi ci conoscevamo, lo ricordo per la sua grande umiltà,
un ragazzo che all'età di 17 anni, secondo me, già aveva davvero dimostrato grandi capacità con il fischietto, e soprattutto la prima capacità era quella dell'umiltà, sempre con il sorriso sulla faccia. Io quasi sono veramente un po' provato a dire queste cose, perché sono quelle cose che non ti aspetti mai di dire, soprattutto per quanto riguarda proprio questo ragazzo che ricorderemo sicuramente giovedì nella partita di Gravina, come ricorderemo sicuramente Peppe Foti, ma li ricorderemo per sempre. Giovedì sarà magari un momento in cui li ricorderemo in maniera più intensa, ma saranno sempre con noi. Condoglianze a tutte e due le famiglie. Grazie mille, Eugenio. Ci stringiamo. Saluto una side on noi, if you want to say something, if you know Peppe Foti or the young Enrico. So. I don't know them. I just heard about that he died. That's it, nothing else. Ok, quindi insomma non li conoscevi, però chiaramente ti stringi anche tu al cordoglio, alle condoglianze. Volevamo iniziare così ricordando Peppe Foti ed Enrico Murabito. Adesso dobbiamo purtroppo, perché il basket è come tutto il resto delle cose, continuano, e quindi entriamo nella puntata cercando anche di intrattenere un po' gli appassionati in questi giorni un po' difficili per tutti, soprattutto per via di queste cose, parlando un po' di questa decima giornata. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati. Castanea Orlandina 85-54, Fortitudo batte Sport Club Gravina 61-52, la Fortitudo Messina, naturalmente Cuscatania Melfas Gela 67-66, e ne parleremo con Eugenio. Giasmeri Messina svincolati 71-57, continua la corsa della Giasmeri insieme a Castanea per una classifica, riposava la Golden Gold Messina per una classifica che vede appunto sempre Giasmeri Messina e Castanea capoliste a quota 16. Seguono Golden Gold Messina e Fortitudo Messina a 12, Cuscatenia 8, svincolati Milazzo 6, poi Melfas, Gela e Sport Club Gravina 4, chiude Orlandina Lab a due punti. Questo è quello che ha detto la decima giornata. Entriamo nel vivo della nostra diretta andando a vedere con le immagini quello che è accaduto proprio tra Castanea e Orlandina Lab. Classico testa coda in scena al palla ritiro tra una delle due capolista Castanea e gli ospiti dell'Orlandina Lab, ultimi in classifica in Serie C. Assente Langren tra le fila di coach Frisenda, con la speranza di recuperarlo per il big match contro la Giasmeri Messina, Telesca indisponibile tra quelle dei paladini. Avvio pungente di Castanea, praticamente perfetta in attacco, 32 punti nel primo quarto con ben 28 arrivati dal trio Friberg di Dio Schiavoni. Ellis e Teirumnex provano a lasciare in scia i compagni, ma il gap fisico tra le squadre è evidente. Al decimo, il 32-13 sembra già anticipare l'andamento del match. Nel secondo parziale la musica non cambia e, nonostante la buona volontà dei giovani orlandini, il divario tra le squadre aumenta. Castanea muove bene la difesa avversaria, aprendo spazi per Dosic, sempre più inserito, che sfiora la doppia cifra già all'intervallo lungo. Cordaro segna lo scadere dei 24, spendendosi per la squadra di Dio. Sfiora il 90% al tiro da due, mentre Friberg conquista 8 rimbalzi e distribuisce 5 assist ai compagni. Al ventesimo il tabellone recita 51-26. La reazione d'orgoglio dei ragazzi di coach Brignone arriva alla ripresa del gioco. Un break di 9-4 firmato da Teirumnex e dalla bomba di Triassi riporta i ragazzi di coach Brignone in partita, seppur fino solo almeno 15. In generale però si segna poco nel quarto, con le difese a spuntarla sui rispettivi attacchi. Al trentesimo è 64-40. Nell'ultimo quarto la gara ormai poco da dire, il cronometro scorre veloce. Di Dio, dopo il turno forzato di stop, conclude il suo match perfetto da 30 punti in 29 minuti, più 8 assist, con Friberg che fa segnare anche una tripla doppia da 17 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Il finale di 85-64 regala l'ottavo successo stagionale per Castanea, che, riposando nell'infrasettimanale, avrà la possibilità di arrivare fresco alla scontro al vertice con la Giasmeri di domenica prossima. Per i paladini, invece, si tratta della terza sconfitta consecutiva, nonostante l'ennesima prova positiva di Ellis con 22 punti a referto.
E dunque Castanera prosegue nella sua corsa in testa a questo campionato insieme, come detto, alla Jazz Mary. Roberto, un altro grande primo tempo ha permesso a Castanea di mettere la partita sul binario che poi voleva, perché quando tu poi crei un divario, insomma, anche psicologicamente per gli avversari che giocano in trasferta è complicato, nonostante stiamo parlando di un Orlandina Lab che, come sappiamo, non è mai Doma, che sono dei ragazzi davvero terribili nel senso buono del termine, chiaramente. Sono subito positivamente dal fatto che Castanea magari le mancasse uno dal punto di vista di Landgren, se non ricordo male, comunque riesce a dare 19 punti di scarto in un quarto, in 10 minuti, quindi significa che è una squadra costruita davvero bene, una squadra che può fare un campionato di vertice, può continuare a confermarsi in queste posizioni. Devo dire che aver pagato scusate, aver ridotto la squalifica di Dio e poi aver pagato la sanzione per poterlo schierare in campo in questa partita ha pagato, perché 30 punti appunto del giovane playguardia è tantissimo, tanta roba da parte sua. D'altra parte ci vorrebbe coach Brignone per parlare dell'Orlandina Lab, che appunto non ha mai pressioni classifiche in realtà, quindi sono più tranquilli, però continua a mettere in mostra quei due talenti di Ellis e Terumnex, che sono assolutamente fuori categoria per questo campionato, e a questo punto auguro loro anche di avere qualche minuto in quest'ultima fase del campionato con l'Orlandina di Serie 2, possibilmente nell'ultima parte degli spareggi per evitare i play-out potrebbero anche trovare dello spazio in Serie 2. Sì, tra l'altro facciamo anche gli auguri a coach Brignone, oggi mi sembra sia il compleanno, per cui auguri. Volendo così fare una battuta sicuramente non eccelsa, parafrasare uno che di basket insomma ha giocato qualche partita, di Dio sembrava Dio vestito da di Dio, cioè nel senso metteva qualsiasi cosa, tirava sia in fadeaway sia nel pitturato fuori dall'arco, una partita davvero perfetta, 30 punti a questi livelli, insomma penso che dicano tanto. Tra l'altro contro una squadra che l'Orlandina Lab fa del ritmo anche difensivo una delle sue armi principali. Esattamente, io credo a questo punto che di Dio sia un giocatore, a parte che appunto giovanissimo, da sempre, da quando ha esordito tra i senior, ha sempre segnato messi di canestri, come si vuol dire, tantissimi canestri, e l'hanno portato sempre in doppia cifra di media. L'anno scorso magari aveva un ruolo un po' ridimensionato a Ragusa e quindi non ha avuto lo stesso impatto sulle partite, ma ora che praticamente il quintetto gira un po' attorno a lui, sta dimostrando tutte le sue qualità, e a questo punto è uno di quei giocatori che se gli dai fiducia ti ripaga alla grande, e infatti ogni partita sentiamo parlare di lui in positivo, appunto come in questo caso. Assolutamente. Giustamente ci sarà l'infrasettimanale, per cui non possiamo, quando andremo a parlare del prossimo turno, non potremo proiettarci a fra 7 giorni, anzi fra 6, perché fra 6 giorni c'è lo scontro al vertice, poi magari ne parliamo anche con Sarunas. Castanea, Robby, come la vedi? Pensando sempre che comunque c'è una partita in mezzo alla settimana che Castanea non giocherà perché riposa. Come sempre io con i pronostici non ci azzecco facilmente, quindi dico semplicemente perché ieri ho visto una nuova pallacanestro. Sì. Io ho visto ieri la nuova pallacanestro Messina contro Milazzo, adesso Sarunas magari ci dirà qualcosa come l'ha vista lui, però diciamo che l'ha sofferta un po' più forse del dovuto quella partita di ieri, mentre Castanea mi sembra molto molto lanciato, molto stagione in scioltezza, quindi potrebbe anche trovare giovamento da questo turno infrasettimanale. Se vuoi domando io a Sarunas oppure... No, appunto, volevo chiedere a Sarunas che tipo di avversario è Castanea per loro, come la vede. What kind of opponent is Castanea for your team and for this long run for the first place in Serie C? I think for us it's the most important game next Sunday against Castanea. It's our, I think, potential opponent to play for the first place in the tournament, like a regular before playoff. So it will be a very important game for us next Sunday. What do you think about them? What kind of team they are? Cosa pensi di loro come squadra? Che tipo di squadra sono? Actually, I didn't play the first game against the Castanea, so just what I heard that they have also two foreign players. One of them
not playing right now. Yes, like Lundgren, I heard. Yes, you're right. He have injury, so I don't know. It's good. Good. They play good team. They are not playing like all selfish. They play like a team. This is what I know. Ok, in sostanza Sarunas ha detto appunto che la partita... Sì, ma dicevo appunto che Sarunas ha detto che la partita... C'è un piccolo ritardo, per cui quando parlo io parlo lui. La partita più importante è quella fra 7 giorni, dice lui, per loro, quindi quella contro Castanea, una squadra che comunque per loro è l'avversario numero uno per il primo posto, anche se lo vediamo dalla classifica, ci sono altre squadre che sì, sono distanti, però... Sono lì, una di queste è sicuramente la Fortitudo Messina. Qui con noi c'è il general manager Giuseppe Marrino, che ha saputo nel weekend difendere il proprio fortino in una gara molto molto strana, complicata. L'andiamo a vedere, quella contro lo Sport Club Gravina. Un parziale di 20-4 nell'ultimo quarto della partita consegna altri 2 punti in classifica ad una Fortitudo Messina non brillante, ma ugualmente uscita illesa dal match contro lo Sport Club Gravina, privo di Spina e Spampinato. Punteggio bassissimo nei primi 3 quarti, con le 2 squadre quasi sempre a contatto. Se lato Fortitudo sono i vari Fatal Lab e l'uomo Nicoci a dividersi le realizzazioni, per gli Etnei è ancora Capitan Barbera, autore di 20 punti, a trascinare il roster di Coccio Marchesano. Lo scatto decisivo per i padroni di casa, come detto, arriva nel quarto periodo. Gravina non trova più conclusioni facili e la Fortitudo riscopre caparbietà, concretezza e lucidità. Gli spunti di Dinezza, Bellomo e l'esperienza di Fatallà indirizzano la partita nei giusti binari per la formazione di casa, facendo tirare un grossissimo sospiro di sollievo a coach Cavalieri. Il match si chiude su 61-52, fotografando ulteriormente il momento sfortunato dello Sport Club a Gravina, quasi mai al completo in questa prima fase di stagione, e un insolito passaggio a vuoto per la Fortitudo Messina, che però non è costato una sconfitta che l'avrebbe quasi definitivamente staccata dal gruppo di testa in classifica. Direttore Merrino, se fossero così, passaggio vuoto, una firmetta penso la metterebbe chiunque. Diciamo che l'abbiamo definita così perché non abbiamo visto la solita Fortitudo Messina, cosa che tra l'altro devo dire avete anche ammesso voi con l'ottimo lavoro di Umberto Giovani, che è il vostro detto alla comunicazione nel pezzo proprio che avete scritto. Una partita strana, come la possiamo spiegare? Punteggio basso, non so, magari un ritmo... Intanto faccio ovviamente i complimenti al Gravina, perché il coach Marchesano evidentemente ci ha studiato molto bene, ha limitato quelle che sono state normalmente le nostre bocche da fuoco principali. Io credo che siamo mancati come approccio e poi anche come prestazione dei singoli. Però permettimi di dire che sicuramente non lo considero un passaggio a vuoto, anzi dal mio punto di vista è una prova di maturità. E se riusciti a riprendere una partita che si era messa male, in cui non riuscivamo a fare le cose che siamo abituati a fare, e averla portata comunque a casa, secondo me è stata una grande prova di maturità del gruppo, del coach Cavalieri, e in generale una vittoria che ci dà fiducia. Quindi lasciami usare un'espressione abusata. Queste sono veramente le partite che valgono doppio, le vittorie che valgono 4 punti, anche perché in questo modo, come dicevi anche tu nel servizio, restiamo aggrappati al gruppo di testa, al quale credo facciamo parte meritatamente. Con merito, quello per quanto ho fatto vedere sin qui. Tra l'altro, conoscendo un po' Claudio, coach Cavalieri, credo che alla fine sia veramente... contento del risultato, ma anche del fatto di, come dicevi tu giustamente, che è uno scenario che è nuovo, per cui diciamo che è una partita da cui si impara e che magari nella memoria poi fisica, sportiva, mentale di questi ragazzi può tornare utile più avanti. Sì, per una squadra giovanissima come la nostra, noi credo che insieme al CUS abbiamo, come dire, sicuramente il quintetto più giovane, comunque uno dei roster più giovani di tutto il campionato,
quindi per un gruppo che si sta formando in termini anche psicologici come il nostro, una vittoria come questa è veramente importante e serve a cementificare il gruppo. È chiaro che della prestazione si salva ben poco, ripeto, si salva soltanto l'ultimo quarto, una vittoria di carattere, una vittoria voluta con alcune iniziative individuali, ma ripeto che in generale nasce dalla voglia del gruppo di portare a casa questi due punti. Roberto, uno sporca Hebe Gravina che, al quale continua a non bastare un Barbera, un Capitan Barbera davvero incisivo, altri 20 punti per lui in questo match. Ovviamente stiamo parlando della settimana della situazione fisica, degli infortuni. A questo punto cosa può fare coach Marchesano per diciamo dare una scossa anche un po' ai suoi, non so, magari cambiare qualcosa oppure semplicemente appunto sfortuna e basta. Sfortuna non so, in ogni caso tanto sono felice per Capitan Barbera, che significa che si è messo alle spalle il periodo negativo che era dovuto appunto a problemi fisici che ci aveva raccontato in diretta qualche tempo fa, quindi già il fatto che Gianluca Barbera sia stato recuperato è un bene per il campionato più che per Gravina in se stesso. Contro Fortuna Messina probabilmente sono mancati, mi dirà conferma il dirigente Merrino, Florio e Santonocito, probabilmente marcati molto bene dalla squadra messinese perché i loro punti sono decisivi. Io non ho potuto vedere la partita perché ero contemporaneamente al CUS, però immagino che se limiti due giocatori come Santonocito appunto e Florio a meno di 10 punti, significa che stai facendo un'ottima difesa e chiaramente fai un passo avanti. Facciamo in bocca al lupo a Vincenzo Spampinato, che si è operato e l'operazione è andata bene al tendine d'Achille, quindi non lo rivedremo in campo probabilmente quest'anno ma l'anno prossimo, ma in bocca al lupo a lui. A questo punto Marchesano invece ha secondo me un'altra cosa da fare, ovvero dare sempre più spazio a quei ragazzi della panchina che sono ragazzi del settore giovanile dello Sport Club Gravina, che è quello che fanno sempre appunto il CUS e il Gravina, di andare a pescare i ragazzi più giovani e metterli in campo poco a poco, a spingerli dentro. E in questo caso per esempio Riccardo Lamantia, che finora ha avuto ben poco spazio in carriera, ha fatto 8 punti per esempio, o anche c'è stato Renna, che sta avendo sempre più minutaggio in Serie C, che sicuramente potrà essere in futuro un prospetto per la squadra. Quindi magari l'invito a Marchesano sarà quello di trovare altri ragazzi noi da lanciare e da far giocare. Certo. Sì, no, rispondo, scusami Roberto, sì. Soltanto un attimo, che sicuramente noi, come dire, siamo stati bravi a limitare i loro migliori realizzatori, altrettanto hanno fatto loro, perché ripeto, una prestazione al tiro così precisa non me la ricordo in 2 anni. Sì, vedere in citti che con la singola scelta di... Volevo fare i nomi per non scontentare nessuno, perché ripeto, è stata una prestazione in generale del gruppo che non è andata come speravamo. Però ripeto, in queste occasioni riuscire comunque a portare a casa la vittoria è veramente fondamentale. Per Lorenzo possiamo sperare che abbia fatto tutti gli errori che poteva in un'unica partita, così non ne farà nelle prossime. Sì, quello dei tiratori è un vecchio pallino, se entra il primo entrano tutti, se poi magari il primo non entra. Da Messina ci spostiamo a Catania per andare a vedere le immagini della partita probabilmente più, Roberto, rocambolesca della settimana e anche probabilmente la partita più bella, più incerta da vedere durante proprio i 40 minuti, quella tra CUS Catania e Melfast Gela. Il CUS Catania vede la luce in fondo al tunnel e vince sul Melfast Gela rimontando dal meno 21. Gela domina per buona parte della sfida, anche se a strappi. Con l'infortunato Emanuele Caiole in panchina per onor di firma, la formazione gelese inizia bene in attacco e male in difesa. Il CUS Catania appare ben organizzato e concentrato, colpendo con le triple di Corselli e Lofaro. Per 2 volte gli ospiti vanno sul più 3, ma Cuccia e Di Mauro riportano al più 4 i bianchi di casa. Il secondo periodo è devastante. Milekic e Kuburovic salgono in cattedra, la difesa etnea non riesce a contenerli e in attacco le soluzioni per la formazione di casa latitano.
il parziale di 4 a 22 sulla carta chiuderebbe qui la partita. La storia però cambia dopo l'intervallo lungo. Seskus, Gaspare Kajol e Milekic calamitano falli e a 7 minuti dalla fine del terzo quarto il punteggio è sul 26-47. Da questo momento progressivamente gela, scompare dal campo. Tracciano il solco tre giocatori: Sarchioto, che domina sotto i due tabelloni, Arena, che esalta i compagni con le sue giocate in regia, e Sacca, che fa incetta di punti. La guardia classe 87, il contropiedista principe, ne segna 22 solo nel secondo tempo, di cui una striscia di una decina che rimettono in carreggiata i padroni di casa. Gela non sa come reagire, Sarchioto mette l'accento con un canestro e fallo cercato e voluto. Stessa sconfitta di fila per un Melfaz Gela sfortunata e adesso anche povera di certezze, mentre i Cussini adesso dovranno dimostrare di poter avere anche continuità di risultati oltre che di prestazioni. Capitano Eugenio Cuccia, abbiamo finito sempre con una punta di amaro, cioè dicendo che il Cuscatenese adesso sta cominciando a trovare risultati, le prestazioni sono sempre state, però appunto deve cominciare a trovare continuità di risultati. Come hai visto questa partita? Raccontacela e se sei d'accordo con la nostra, con la nostra ricostruzione, diciamo. Sì, sono d'accordo, anche perché comunque venivamo da, credo, 4 sconfitte consecutive, quindi diciamo sono i risultati a parlare, non posso smentire quello che sono i numeri. Abbiamo trovato una vittoria, come si dice, prendendo una partita per i capelli, e lo abbiamo fatto, secondo me, perché, come dicevo a Roberto la scorsa settimana quando abbiamo giocato contro Basket School, stiamo alzando tanto il livello dei nostri allenamenti, stiamo impegnando tanto, e la nostra presenza in campo è stata importante, perché non ci siamo disuniti nel momento dove oggettivamente molte altre squadre, sono convinte, avrebbero tirato i remi in barca. Avete già detto voi durante il servizio, 3 giocatori fondamentali in questa rimonta, Roberto Sacca su tutti, perché la sua freddezza, nel senso, diciamo, nel senso più positivo del termine, è stata fondamentale. Andrea Sarchioto finalmente da 2 giornate a questa parte riesce a trovare, diciamo, a fare il suo, perché è davvero un giocatore con cui fa piacere giocare, perché è quel giocatore che non molla mai, sei sempre sicuro che in difesa c'è lui che ti dà una mano, quindi giocare con questo tipo di giocatori è una sicurezza. E Daniel Arena, insomma, come Roberto, inutile presentarlo, c'è un playmaker che quando c'è da rimanere freddi, rimanere concentrati e a dare letture importanti, non manca mai all'appuntamento. Sicuramente è stata una grande prova di squadra, e spero che sia importante anche per il periodo che andiamo ad affrontare, che sicuramente è fondamentale per il proseguo del campionato. Una curiosità, e poi voglio sentire anche Roberto su questa partita, certo, visto che da lì è la vista. C'è stato un time out durante la partita che, ricordiamo, vi ha visti anche sotto di 21 punti. Qualcosa che vi siete detti, un momento, una frase che magari ci puoi riportare, se si può riportare chiaramente, nella quale vi avete, diciamo, cerchiamo di mettere in parole educate tutto quello che ci siamo detti. Soprattutto sì, faccio una traduzione. Sì, diciamo che nel momento in cui noi abbiamo finito, c'è stata l'interruzione fra il primo e il secondo tempo, ci siamo un po' guardati in faccia, e ovviamente è stato un momento in cui ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: ok, la partita non è finita, sappiamo però che per rimetterla in carreggiata dobbiamo sicuramente dare il nostro massimo. E nel giro di qualche minuto ci siamo anche riusciti. Direi che questo è stato quello che ci siamo detti in, ripeto, in parole educate. Poi devo dire, quello che mi è piaciuto della nostra squadra è il fatto che comunque, ripeto, sarebbe stato facile mollare,
E il fatto che noi invece siamo riusciti a mantenerci su questa partita, questo sono convinto che è un importante segno di quanto noi ci teniamo. Se giochiamo contro squadre, Jega una di queste, insomma, Milekic, per dirne uno, perché sono sicuro che una delle sue schiacciate è nella top 5, non per spoilerare ai telespettatori. Però diciamo sono tutti giocatori professionisti sono tutti giocatori professionisti che sono qui, diciamo, per fare questo. Noi siamo dei giocatori che fanno anche altro, soprattutto altro nella vita. L'idea di vincere queste partite per noi è fantastico, e sicuramente ci mette dal punto di vista mentale davvero sulla retta via, sui binari giusti. Roby, un duro colpo per Gela, perché la partita l'avevi praticamente vinta e alla fine l'hai persa su quella giocata di Sarchioto, che tra l'altro è un rimbalzo offensivo che tu concedi. E, insomma, adesso cominciano un pochettino a diventare corte le coperte per Gela, che al di là dei discorsi che chiaramente facciamo, è un campionato dove non ci sono retrocessioni, ma questa squadra per il roster che ha, come diceva anche Eugenio, non vale quel posto in classifica, ecco. Non solo, in settimana non si è tagliati Riferi e Madunic, e al loro posto sono arrivati Milekic e Gazzillo, che sono giocatori comunque che hanno fatto un... allora, Milekic rispetto a Madunic è un giocatore molto più mobile, molto più utile anche fuori dall'area, dal pitturato. Gazzillo, anche lui molto mobile rispetto a Riferi, quindi entrambi dovevano anche alzare un pochino il livello di Gela. Io onestamente devo dare oggi un giudizio assolutamente negativo rispetto a quello che ha fatto Gela nella partita a Catania, perché sicuramente, ok, arrivare a 21-23 punti di scarto, andare avanti, perfetto, fantastico. Ma non è possibile che a un certo punto la squadra totalmente scompare dal campo. Una squadra comunque, come dicevi tu, come diceva Eugenio, di professionisti, comunque di gente che lavora, tra virgolette, semi professionisti, che lavorano di questo, di pallacanestro, che a un certo punto praticamente non hanno più iniziative, subiscono totalmente, sono in balia di quello che fa il Cus Catania, che sicuramente era in un momento di transagonistica incredibile. Anche noi in tribuna a un certo punto eravamo tutti quanti esaltati, elettrici, perché hanno contagiato tutti quelli presenti, quei pochi eravamo presenti in... al palazzetto, però non è possibile che a un certo punto non si trovi più una soluzione in attacco, non si riesca più a prendere un rimbalzo con un giocatore appunto come Milekic al centro dell'area. Chiaramente Gela, se va avanti così, non potrà entrare nei Final Six, non ha più... Io credo, ora non per spezzare una lancia in favore della squadra gelese, ma credo appunto che ci siano delle attenuanti, indubbiamente ne staranno parlando. Credo sia anche molto difficile giocare sul campo del CUS quando comunque questa squadra ti mette pressione, alza il ritmo. Certo. Magari ci sta anche che Gela abbia in qualche modo così dato, ora non voglio dirlo perché stiamo sempre, è una mia opinione, non voglio dire, ma magari ecco quel vantaggio lì ha fatto calare un po' la tensione nervosa, tanto da poi negli episodi, perché stiamo parlando di questo episodio qua che stiamo vedendo, che nell'arco di una partita può anche capitare, per cui è andata così per Gela. Se mi posso permettere, c'è anche da dire che comunque quando arrivano dei giocatori nuovi, questo sempre per spezzare una lancia fuori di Gela, che secondo me comunque le cose cambiano e non possono cambiare di certo nel giro di 3 giorni. Non è facile, oggettivamente non è facile. Cioè, per noi, per esempio, ecco, abbiamo vero fatto 4 sconfitte consecutive, però è anche vero che sono mancati nello stesso periodo i nostri 4 realizzatori principali, perché mancato Roberto Saccà, è mancato Federico Lofaro, è mancato Nicolò Mazzoleni ed è mancato Marco Pennisi. È chiaro che si ridimensionano le squadre, come nel momento in cui anche noi abbiamo riavuto in campo gente come Roberto, gente come Federico, sicuramente cambia completamente l'equilibrio. E però una cosa è che ritornano dei giocatori infortunati che sono già perfettamente inseriti nel rodaggio, una cosa è che arrivano 2 giocatori nel giro di 3 giorni, insomma una rondine non può far primavera, però la squadra secondo me è assolutamente forte. Ripeto, io ho visto dei giocatori davvero di altra categoria. Non c'è dubbio, però io rilancio dicendo quello che ho detto la settimana scorsa: la sorpresa del giro di ritorno sarà Gela, lo rilancio ancora adesso,
però se giocano come hanno giocato appunto sabato non entreranno nei Final Six. Questo insomma, quello che dice Roberto, perché sono sicuro che loro riusciranno. A me dispiace molto per uno dei fratelli Caio, che è infortunato. Saluto a lui, un saluto anche a Vincenzo Spampinato, dato che prima se ne parlava, perché comunque sono dei brutti infortuni e, insomma, per dei ragazzi appassionati di basket è sempre una brutta storia poi doversi fermare in questa maniera, sempre molto triste oggettivamente, non lo auguro proprio a nessuno, anzi mi auguro che si riprendano molto presto, però è chiaro che un ragazzo come Caiola, che è il punto di riferimento di Gela da sempre, viene a mancare in una partita del genere. Ha cambiato le cose, genere, assolutamente. Certo. Leggiamo qualche messaggio, Federico Manfre che ci scrive, Eraldo Nicoci, sempre presente a queste dirette, che saluta il suo general manager. Una valutazione da parte di Roberto su Ellis e Terumnex, dice di fare giocare in Serie B per continuare a crescere, ancora il palcoscenico della 2 è troppo impegnativo, però sicuramente sono dei ragazzi validi e lanciati. Coach Cavalieri, che ritorna su quello che dicevamo, no, direttore su Incitti, Lorenzo a mano sapiente e cuore da gladiatore, e qui chiaramente l'allenatore sa che corde toccare. L'avevamo letto questo messaggio di Roberto, quindi anche Gela veniva tante sconfitte, complimenti al CUS. Samuele Crisafulli, grande Saras, quindi saluti anche per Sanunas, immagino. Diego Fichera, Cuccia, sei tanto bello quanto bravo addirittura. Poi Andrea Balbo, grande capitano, insomma. Giorgio Guadalupe, Tamada, portaci in Europa, va bene. E anche Giuseppe Pagonetta, che ci saluta. Perfetto, andiamo a vedere invece quello che è accaduto nell'ultima gara che si è disputata il posticipo, come lo vogliamo chiamare, perché si è giocato di domenica, le altre hanno giocato di sabato, quello tra Jazz Mary Messina e Svincolati Milazzo. Non perde un colpo la Jazz Mary Messina Cocuzza, saldamente capolista, sempre a braccetto con Castanè, in Serie C ad una settimana dallo scontro diretto. La squadra di coach Beto Manzo riesce a imporsi ancora una volta tra le proprie mura ai danni di una Svincolati Milazzo ancora una volta propositiva, ma in sofferenza in termini di risultati. Fra gli ospiti manca lo squalificato Piperno con l'esordio dell'ex Cocuzza Pesic, che sostituisce l'infortunato Roso, mentre la Jazz Mary è al completo. Apre il match Alberione, subito 7-0 casalingo con Kulevicius, Mihailovic e Bodris, e l'immediato timeout chiamato da coach Maganza dopo 2 minuti. Milazzo ricuce con l'ottimo Pesic prima del botte risposta dall'arco fra Alberione e Kulevicius. Ancora Pesic pareggia a quota 14, coach Manzo pesca dalla panchina e con i 2 liberi di Pesic il primo quarto si chiude sul 18-16. Alla ripresa del gioco il primo mini allungo è di Salvatico, che segna con una gran penetrazione. Pesic è molto preciso da fuori e insieme al solito Coppola ricuce il margine, ma è capitan Vidakovic a riportare avanti da oltre l'arco Messina, imitato poco dopo da Salvatico. Coach Maganza interrompe ancora la gara, ma è ancora Vidakovic ad uscire dal temote con 5 punti consecutivi che valgono il più 10. Ancora Pesic e Coppola fermano l'emorragia cauterizzandola sul 34-27 di metà gara. Milazzo parte benissimo alla ripresa con un 6-0 propiziato da Pesic, ma la Jazz Mary non tarda a riorganizzarsi con un parziale di 9-2 chiuso da una tripla di Vidakovic, si riporta al più 8 sul 43-35. Barbera segna dall'angolo di tabella il meno 7, ma è il turno di Kulevicius di salire in cattedra con una stoppata e un canestro per il 54-44 del trentesimo. Anche in apertura di ultimo periodo è la sfida a distanza tra Kulevicius e Pesic a tenere banco. Il primo stoppa in difesa e poi con astuzia subisce fallo al tiro da 3 punti, mentre il secondo ne infila 4 consecutivi e quando Iannello mette una tripla dall'angolo, Milazzo si ritrova sul 58-44 a 4 dalla sirena. Il tempo ci sarebbe, ma la Jazz Mary ha il ghiaccio nelle vene e con le triple di Salvatico e Kulevicius mette al sicuro la gara. Il match termina così 71-57, top scorer, manco a dirlo, Kulevicius con 26 punti, Pesic migliore per Milazzo alla sua prima gara con 20 punti a referto. Insomma, un'altra vittoria, un'altra pioggia di triple, come spesso accade, con la Jazz Mary Messina contro un ottimo Svincolati Milazzo, come detto, con qualche assenza. Sarunas, another great team performance. This is the 8th win in 9 games this season.
So tell us something about this match against Milazzo. It was a tough game for us because it's derby game, Milazzo against we also play close to Milazzo. But we missed a lot of easy layups and missed a lot of free throws. The game could be much easier if we scored those things. The other thing was first half we played bad in defense and we let them the big guy score some easy shots. But the second half we start to double him better, play more active in defense. And then that's why we won the game. Second half we focus more. That's it. We could win that game easier if we score more free throws. Ok, Saruna si dice appunto che è stata una partita difficile perché era un derby, molti errori da parte loro in lay-up ma anche nei tiri liberi, che sarebbe stata appunto una partita più semplice se questi tiri fossero entrati, però meglio nel secondo tempo, comunque una vittoria importante. Qual è secondo te la vostra arma principale, quella che proprio voi mettete in campo e che vi ha permesso anche di fare tutte queste vittorie? What do you think is your main weapon on and off the pitch, Saruna? Can you repeat the question? I didn't hear. I ask you, what is, in your opinion, your main weapon on and off the pitch? Quindi qual è la vostra arma migliore dentro e fuori dal campo come gruppo, as a group, as a team? The Wi-Fi is really bad. I can't hear the question. Yeah. Your weapon as a team. Just some words. Okay. Niente, non mi sa che non ci siamo perché il Wi-Fi non va bene. Ok, vai. Our weapon is a team game. We play like a team when we start to play as a team, especially in defense. And then it's our key. I think this is our key to win the game. Ok, un po' me l'aspettavo come risposta. Quindi il gioco di squadra è la chiave, sicuramente anche la fase difensiva che non va assolutamente dimenticata. What about Coach Beto? What he say to you most often, which word he use with you the most? I get with me? Yeah, yes. With you. Qual è la parola che usa più spesso con te? Sta diventando molto complicata questa. Perché tra l'inglese e l'italiano le vai a cercare, Lorenzo. Però purtroppo abbiamo questo brutto mestiere che è quello giornalista, e quindi mi ero anche preparato alcune domande. Tell us something about Coach Beto Manzo. Coach Beto Manzo, as a coach. What I can tell is we do his plan. Sometimes we are not doing what he wants, and that's why sometimes we have problems with the teams. But he do very good scouting before the game. We know everything about other team. Just sometimes we are not following the plan in the game, what we have to do. And he always repeats focus and patience. So this team, we are young team, and guys sometimes we lose the concentration in defense, and sometimes we are too fast in offense. So this is our problems.
Quindi Savona si dice appunto che Coach Betomazzo prepara molto bene le partite, che loro sanno tutto dei loro avversari prima della partita che vanno a giocare contro gli avversari, e che ripete sempre concentrazione e pazienza, queste due parole. Spesso loro appunto perdono questa concentrazione, però poi lui riesce sempre a fargliela recuperare. Roby, non so se tu vuoi chiedere qualcosa anche tu, diciamo che è una bella sfida, perché Sarunas, che non è colpa sua naturalmente, la connessione non è perfetta, però ci siamo capiti un po'. Ci provo. La mia unica domanda sarà, per quanto riguarda l'avversario, chi ha visto finora più in palla. Sarunas, about the other teams of the league, which do you think is the best at the moment, apart from you? The best team in the league right now? Yes, apart from Pallacanestro Messina. You ask. I mean, you saw a lot of teams this year. Who I is the best team in the league? Yeah. Yes, apart from you. Who have you seen as a very good team, and you're a bit worried to face in the second part of the tournament? For me, the basket school Messina, because we lost against them, and they play really good that game. Okay, quindi so la basket school Messina. In questo momento è proprio Messina, quindi. In questo momento Messina, la basket school. Beh, comunque ci sono, come detto, tante squadre che stanno rincorrendo questa Jazz Mary. Non so se possiamo fare la domanda in inglese anche a Giuseppe Merlino e Gianni Lucio, no. Dico, vi chiedo a voi invece un parere sulla corsa di questa Jazz Mary. Non abbiamo parlato in realtà di Svincolati Milazzo, stiamo parlando soltanto della Jazz Mary, ci tengo a farlo. Una squadra che comunque... insomma, rispetto ai risultati che ha ottenuto sin qui, probabilmente ha raccolto meno di quanto può aver seminato. Anche lì ci sono parecchi discorsi da poter fare. Non so se vuole intervenire qualcuno. A chi ti riferisci? Al Milazzo? Alla Svincolati. Allora, noi a Milazzo ci andiamo a giocare mercoledì, nel prossimo turno infrasettimanale, ed è fondamentalmente un'altra squadra rispetto a quella che abbiamo affrontato all'andata, anche perché all'andata a loro mancava anche Alberione, che era infortunato in quell'occasione, quindi davvero è un quintetto fondamentalmente nuovo rispetto a quello che abbiamo affrontato noi all'andata. È chiaro che vale un po' lo stesso discorso che faceva prima Eugenio su Gela: quando poi ci sono degli arrivi in corsa, trovare l'alchimia giusta non è facilissimo. Peraltro rispetto alla durata del campionato, quest'anno la durata della finestra di mercato è stata lunghissima per cercare, insomma, evidentemente per alcune società l'hanno chiesto, insomma, per cercare di correggere il tiro evidentemente in corsa. Io però, ti dico la verità, sono molto preoccupato della partita di mercoledì. È importante che noi ricominciamo a fare le nostre cose, perché altrimenti con una squadra tutta di professionisti, gente sicuramente esperta come Milazzo attualmente, non sarà affatto facile andare lì. Ne parliamo tra pochissimo, perché poi dobbiamo presentare il prossimo turno. Vediamo anche la classifica marcatori, che per la prima volta così finito il girone d'andata, possiamo cominciare a vedere, perché qualcosa si delinea. Questa classifica marcatori al momento attuale guida Queen Ellis di Orlandina Lab, segue poi Matas Budris, compagno di Sarunas Kulevicius, che vediamo al sesto posto. Insomma, Eugenio, non sono presenti i giocatori del CUS al momento, questi sono i primi 10 chiaramente, però un tuo parere su questi giocatori. Ellis sta dimostrando, insomma, tante cose. Vediamo anche accanto non solo i totali, ma anche la media punti per partita, che è molto alta per lui. Assolutamente, no. E i giocatori che vediamo qui fra questi primi 10 sono tutti dei giocatori di primo livello,
per la categoria. Ellis è un ragazzo che è da qualche anno a capo d'Orlando, mi ha stupito veramente il suo, quando ci siamo incontrati, mi ha stupito davvero, ho visto passi da gigante per lui nell'ultimo anno, c'è stato il Covid, quindi non lo vedevo anche da un po' di tempo. Poi è chiaro, insomma, Budrys e Kubevičius sono due giocatori davvero da altra categoria. Io non so se ora magari poi traduco anche per Sarunas, ma vedere un tiratore mancino come Sarunas in questa serie è un evento veramente molto particolare, perché già di per sé i tiratori mancini sono una rarità. Insomma, vederli in una serie come la Serie C Silver in Sicilia è più raro ancora. Poi, insomma, c'è il mitico Enzone, Santonocito, che sarà mio avversario, anche se noi non possiamo essere veri avversari giovedì. Certo. Sarunas, Eugenio, say that see a left shooter as you into this league is a sort of... amazing thing, amazing stuff, no? This is your question? No, it's my opinion, man. It's my opinion, Sarunas, because I think that left shooter is it's a big thing in our league, because it's not easy to find it in basketball in general, and in this league, in this low league, it's more difficult to see this. But now you are in sixth position, Sarunas. Yes, it's absolutely. Thank you. You're welcome, man. Perfetto, benissimo. Comunque, se volevate farvi odiare da Incitti stasera, ci siete riusciti in pieno, sì. Perché io, anche Incitti è mancino. Incitti ha deciso di fare pioggia contro di noi, quindi io non me lo dimentico. Mi hanno chiesto dei 10 e io ho parlato dei 10. Credo che sia fuori dalla top 10 proprio solo in virtù dell'ultima prestazione. È il fascino, però, il fascino dello straniero, Lorenzo capirà. Mi rendo conto che molti subiscono il fascino dello straniero. Noi dobbiamo guardare anche sia gli italiani che gli stranieri allo stesso modo. Sì, no, certo. D'accordissimo, noi non dobbiamo mai dimenticarci dei nostri giovani, perché questo è un campionato dove... Io penso anche, per esempio, a Didio, no? Ragazzo che coetaneo mio, che insomma, penso a Incitti, penso in casa mia, penso anche a Giorgio Guadalupi, a Nicolò Mazzoleni, sono tutti ragazzi cresciuti in questa terra che magari è un po' avara con il basket, però diciamo riescono sempre a distinguersi, e quindi onore a tutti questi ragazzi. No, ma facevo solo una battuta è giusto. Di Lorenzo Incitti si parla bene o male sempre, perché un tiratore così io lo apprezzo particolarmente a livello personale. Assolutamente. Però, queste sono magate del web che piacciono parecchio. Questo è Eugenio, che ha avuto un'intuizione, io gli ho messo poi la manina per sistemarlo un pochino. Diciamo che tra i 10 mancava Roberto Sacca, che si sta preparando adesso insieme a Silvio Gaetano Russo, sta arrivando. Sì, no, ma è stata diciamo, noi sappiamo tutti come Roberto sia veramente un grande attaccante, diciamo, è stato un simpatico paragone che mi è venuto in mente, perché poi lui è proprio furbo come Pippo Inzaghi, insomma, sempre sulla linea del fuorigioco. Probabilmente se esistesse nel basket, Roberto non avrebbe tutta questa possibilità di fare canestro, ma lui è veramente un giocatore molto intelligente, avanti anni luce rispetto al pensiero che tu hai. Lui è già due azioni avanti, quindi riesce sempre a trovare quel guizzo, quel qualcosa in più per andare subito a canestro. E insomma, molto molto simpatica. Allora, siamo lunghissimi, ancora dobbiamo vedere la top 5 e parlare delle prossime partite. Brevissimo, Roby, accenno a quello che è accaduto in Serie D maschile e in Serie C femminile. Qui vediamo i risultati, si è chiusa praticamente la prima fase, perché poi ci sono gironcini. Sì. Le prime tre partite, insomma, facendo un discorso più generico, intanto che vediamo i risultati, cosa possiamo dire in particolare di magari qualche squadra o del campionato in generale?
Sì, finisce il girone d'andata, vediamo adesso di delinearsi un pochino i valori che poi porteranno al secondo girone, al girone di ritorno, appunto molto brevi questi campionati. Qualche parolina, Patti vince contro la squadra di Reggio Calabria, gli Stingers, grazie a Ivan Stuppia che classe 86 ancora continua a spiegarla, uno dei marcatori più grandi siciliani ancora in attività. Masca Lucia a Cibona Corsi dà un pochino idea a Masca Lucia delle sue potenzialità che finalmente vengono espresse contro la squadra bonaccorsese, mentre Marsala dei giovani continua, adesso ha vinto la sua prima partita contro Canichetti, ma ci sarà modo nel girone di ritorno per poter cambiare un pochino i valori in campo nei tre gironi siciliani. Vediamo anche la C femminile, anche qui terza giornata archiviata, con meno male, devo dire, tutte situazioni parecchio definite, le due vittorie di Cuscatania nel suo girone e di Noto in quello suo, appunto nel C, mentre il girone B vede ancora la vittoria della Stella intanto contro Matteo Messina, e quindi ancora, poi tra l'altro devono giocarsi un'altra partita che è stata rinviata, quella tra Recife e San Matteo. Sì, dico soltanto due parole sulla Serie C. Intanto bentornata in campo a Simona Grillo, capitano del San Matteo Messina, che appunto tornerà in campo. Nella partita Catane contro PGS Sales, grande commozione per la scomparsa di Foti, perché Costanza, sua figlia, la più piccola, gioca la PGS Sales, e quindi c'è stato un momento molto toccante appunto per ricordare il coach lacese. Assolutamente, assolutamente, lo ricordiamo ancora una volta. Passiamo adesso alla top 5 che ogni settimana, insomma, rapisce i cuori degli appassionati, perché è fondamentalmente il meglio che ogni settimana cerchiamo di far vedere, che è anche un po' il sunto di questo nostro programma, cioè far vedere che in C Silver Siciliana ci sono belle giocate, ci sono belle squadre, ci sono bei giocatori, e quindi si può anche godere di questo. Oggi, questa è una novità assoluta nell'anno, unanimità nella commissione che ogni settimana si riunisce sì, per eleggere la top 5. Vediamo chi c'è al primo posto. Credo Pulito sulla palla, bello l'assist dietro la schiena di Bellomo per Fadallà. Bisogna ragionare, giocarli tutti e 24, come prima, buono di Nezza. Buono. Qui, gran canestro di Vinezza. Che è contro Cagliola, potrebbe giocarsela lui. No! Palla sporca, Sarchioto! A voi! Sarchioto! Sarchioto! Poi invece la recupera Milazzo, la stoppata di Colevicius. Adesso un po' di confusione in questo finale. E arriva l'inchiodata di Budris. Sicurovic, ancora Milekic da tre, che sfrutta la sua fisicità. Oh, oh. Per schiacciare ancora una volta. Insomma, hai visto, Marco, che avevo ragione? Avevi ragione, io sapevo perché l'ho montata io, però. Marco Milekic si presenta così alla C-Silver, al secondo posto. Il tag team Kulevicius Budris Sarunas, that block and then the dunk from Matas, la rivediamo anche, insomma tutto molto bello, vediamo se riesco a recuperarla. Sì, insomma, grandi giocate. Direttore, quinto e quarto sì, devo posto, dire che ancora... piccolo commento sulla top 5, dico, c'era un'altra giocata di Roberto Bellomo che La prima domanda che devo fare, direttore, è Roberto Bellomo, me lo confermi, perché la solta non si può sbagliare. Assolutamente, dovevi sicuramente correggere, diciamo, l'errore della settimana scorsa, e dico che oltre a quella che è in quinta posizione,
C'era un'altra giocata che è stata peraltro determinante ai fini del risultato, in cui Roberto ha fatto canestro più fallo, anche quella secondo me meritava un posticino in questa top 5, però capisco che non possiamo sempre monopolizzare la top 5. La settimana prossima faremo la top 5 di Fortitudo Mestino, soltanto la top 5 di giocare, no, perché comunque fate belle giocate, è stato un po' come altre squadre. Eugenio Cutta, qui intanto rivediamo la stoppata di Sarunas e poi l'aspettata anche di Matas Budris, che è spesso tra l'altro in top 5. Eugenio, la giocata di Andrea a Chioto chiaramente doveva esserci per l'importanza, comunque insomma sulla schiacciata di Milekic che ci vuoi dire? Allora, intanto io parto perché sono un po' voglio essere un po' campanilista. Parto dalla giocata di Andrea, che secondo me è stata una giocata che, per quanto magari non spettacolare, è stata una giocata davvero di tenacia e intelligenza, perché in un momento del genere prendere un rimbalzo contro Gela, contro la fisicità di Gela e anche di Milekic, è stata una grandissima giocata. Su Milekic, che devo dire, è un armadio a quattro ante e soprattutto è un armadio a quattro ante che si muove con una agilità non da poco. Quindi sì, sono tutti... Cioè, ovviamente noi non lo conoscevamo, quindi l'abbiamo visto come voi per la prima volta in campo. Che vi posso dire? Per fortuna che abbiamo vinto, perché sennò dovevo tornare a casa pensando pure a questa schiacciata. Insomma, sarebbe stato triste. Parentesi, dopo i primi minuti in cui Milekic ha veramente dominato il lungo e il largo, qualcuno alla tribuna ha detto: se segna anche da tre è onnipotente, prende e segna da tre. Quindi siamo tutti quanti scioccati. Allora, il giocatore è completissimo. Cioè, veramente, ripeto, pochissimi giocatori ho visto di questo livello tecnico e soprattutto fisico, perché ripeto, è un giocatore davvero imponente. Però abbiamo vinto e a me sta bene così. Immagino. La Serie C, insomma, ti impreziosisce di altri talenti che comunque la rendono ancora più interessante. Vediamo messaggi di Net numero uno da parte di Enrico Maggeri. Roberto, la giocata con Levicius Budris per il team di azione merita il primo posto. Insomma, mi fa piacere che la top 5 generi sempre discussioni, perché tanto poi alla fine decide la commissione. Però intanto, ebbene, direttore, che se ne parli? Questa è una vecchia legge. Poi avrai l'onere di presentare ufficialmente la commissione a fine stagione. Non so con quale faccia verranno fuori. Allora, non lo so, la presenterò perché poi me li brucio. E se poi la rifacciamo, non la posso usare più. Bisogna rivelare le fonti, dici. Mai, anche per proteggerli, perché sennò li vanno a prendere a casa. Prossimo turno, Fortitudo Mestina in casa della Svincolatimi Lazio, intrasettimanale, si torna a giocare in mezzo alla settimana, questo campionato che corre, con appunto la Fortitudo. C'è intanto da parte di Sarunas, se credo, un disturbo nel microfono. Mercoledì 28 aprile, ore 20:30, Pala Valverde. Direttore, una partita, abbiamo già parlato un pochettino prima, presentacela meglio. Sì, come dicevo, insomma, Milazzo è una squadra nuova rispetto a quella che noi abbiamo affrontato all'andata. È una partita che sicuramente dovremo approcciare in maniera diversa, più matura e più pronta rispetto alla nostra ultima uscita. E speriamo, insomma, di ritrovare la nostra vena realizzativa senza perdere i progressi che stiamo facendo in difesa. Sarunas, next game against Orlandina Lab, a young team, as you know, obviously. What kind of game could it be? Like every game, it's in this league, you have to respect everybody, every opponent. So we go to win. We're preparing for that. We know that the team is really young. Maybe they lose many games, but we have to fight against them and try to win. Definitely, we can't waste a point against
the that team, Orlandina. In questa lega dice dobbiamo avere rispetto per tutti, una squadra giovane che ha perso tante partite ma che è chiaramente difficile da affrontare, non possiamo buttare questi due punti. Insomma, Sarunas e la Just Mary parlano della squadra, mi sembra di poter dire che sa di essere lì dove deve stare, probabilmente vuole anche fare meglio. Attenzione però chiaramente all'Orlandina, perché dare per giovani una squadra giovane che poi però insomma fa bene sul campo è sempre pericoloso. Eugenio Cuccia, trasferta nel derby catanese contro lo Sport Club Gravina giovedì alle 20, una partita importante tra due squadre che cercano punti, questo mi sembra banale dirlo. Sì, sicuramente, per me da sempre, da quando ho cominciato con le giovanili del Cuscatenese, il derby dei derby. Quindi sicuramente una partita molto sentita e che diciamo è anche un crocevia importante della stagione, come lo è stato la partita che abbiamo giocato, perché il nostro obiettivo è quello di partecipare a queste Final Six e quindi insomma chiaramente noi giovedì abbiamo un impegno importantissimo per raggiungerle, sarà davvero un crocevia importante e speriamo di fare bene. Roberto, Melfort gela Golden Gold Messina, è una Golden Gold che insomma ha fame di continuare il suo percorso, la sua rincorsa, ha riposato questa settimana, ricordiamo che invece riposerà a Castanea ed è un riposo importante perché poi ci sarà il match contro la Just Mary di Sarunas, però questa partita, Melfort gela Golden Gold, si gioca al Palalivatino, per Melfort è un match importante, la Golden Gold deve stare attenta ma sicuramente vorrà fare sui due punti. Io credo che il coach Toto Bernardo preparerà benissimo la sua squadra per questa partita e per il complesso gelese è fondamentale, quindi se vorranno dare la svolta al girone di ritorno sarà la partita da vincere e secondo me li preparerà benissimo e forse quella potrebbe essere la partita della giornata. Io sarò al palazzetto di Gravina a commentare insieme a Sandro Andasso e Gaetano Gorgoni la partita, il derby, la classica, il basket catanese, quella chiamo io, e quindi per me quella sarà la partita della giornata, però dal punto di vista generale credo che Gela Basket School sarà quella da non perdere. Chiaro, vabbè, naturalmente porti e anche il tuo lavoro, quindi giustamente fai seguire quella partita. Va bene, siamo come sempre arrivati lunghi, però mi ha fatto molto piacere fare questa diretta, sempre ricordando la memoria di Peppe Foti e di Enrico Murabito, che ci hanno lasciato troppo presto, assolutamente, quindi ricordiamole ancora una volta. Io ringrazio voi, thank you so much Saruna Skolevičius, good luck for this season. Grazie mille a Giuseppe Merrino, grazie mille Eugenio Cuccia, capitano Cuscatenese, grazie mille Roberto, a tutti voi grazie per averci seguito sino a quest'ora, non è neanche tardi, però è già un'oretta e passa abbondante che siamo insieme, fa sempre molto piacere perché parliamo di basket, il nostro basket è quello. Grazie Silver Siciliana, a lunedì prossimo non andremo in diretta nell'internazionale, lunedì prossimo poi parleremo di quello che ci hanno detto questi altri 80 minuti di campionato. Alla prossima, ciao.